Let's fucking go! Benvenuti ragazzi a questo nuovo stream di Monster Hunter Rise Sunbreak. Oggi vedremo il title update 5 insieme. Blind ragazzi, non ho... A parte, ho visto chiaramente la reaction, ho fatto il video. Se la reaction... insomma, avete visto quello che ho, sapete quello che non ho. Insomma ragazzi, non so manco di cosa dire. Voglio dire, voglio solamente giocare. Sembro un bambino, letterete, sembro un bambino. E ovviamente il primo try lo faremo con... Ah, oh, le 28 pagine! Oh! So good! So good! Il primo try lo facciamo con le HBG, ovviamente. Ecco, bella salvo, bella caster, bella alchimista, eravate già pronti... Eravate più pronti voi di me, probabilmente. Io non sono ancora pronto. Sto ancora elaborando. Facciamo così. Just call me God, benvenuto. Bella Faust. Ok. Qua abbiamo tutto. Mi metto un punto. Non mi ricordo se ho Fortify su 7. No, ok. Punto debole, va bene. Usi. Guardia perfetta. Grazie per il follow, Tonk. Andiamo. Andiamo Fortify, perché si sa mai. È apparso un dragonziano dopo, ma ammazzo quell'immonda creatura. Ah, vi si sente l'audio di gioco, no? La regina era la madre di Yumoji. Ah. Dopo che la furia ti ha fatto soffrire, tu dovresti essere il primo a capirlo. Peccato che questo non l'hanno doppiato. Fa tutto il necessario per fare ammazzo. Se fallisci, questa terra verrà bruciata. Vabbè. No peso della serie. No, tranquillo. Della serie tranquilla, Raven. Guarda che se fallisci, brucia tutto. In Bush, no, ma non hai affrontato nulla di simile prima. Ecco perché Utsushi verrà con te. Ok. Quindi sarà con un partner. Guarda zio, guarda Utsu, fa venire Utsushi con te, se no è un casino. Sono totally blind quello quasi, sì. So, tanto anche perché mi sono svegliato, sono andato in palestra, poi sono tornato e stavo al lavoro, quindi ovviamente non ho visto proprio un cazzo. Non so letteralmente niente. È Brandi per forza. Vabbè, la missione urgente. Ha crashato il gioco? Ha crashato il gioco? What the fuck? Ha crashato. LOL. Riavviamolo. What the cazzo? Ha crashato. Ok. Vaffanculo. Hai trovato attacco 3, weakness exploit 1, più 2 slot da 3. What the fuck? La mossa è troppo potente, fa crashare il gioco. A quanto pare sì, ragazzi, è tutto vero. Ha crashato. Ready, sono redissimo, soltanto che ha crashato il gioco.
Sì, devo rifare chiaramente tutto. Riparliamo con tutti. Vabbè, stavolta skippo i dialoghi, chiaramente. Sì, ok, eravamo già arrivati a questo punto. Ok. Dicevamo. Ed è ricrashato. Non buono. Che cazzo succede? Posso provare solo una cosa in realtà. Bribu, grazie mille per il sub. L'ho tolte le mod. Mi pare. E crasha sul loading della quest. Se di solito quando ho le mod che danno fastidio non mi loada proprio un cazzo. Del mostro segreto? Se c'è un mostro segreto. No, non c'è nessun mostro segreto. Hanno aggiunto il Lazard Valstrax, credo. E Shagaru. Come immagino. Sono prontissimo per la mazzo, ma è il gioco che non è pronto. Mi è già crashato 2 volte. No, sa da fare, ragazzi. Stay with me. Ma infatti vedete che in realtà io ho detto che facevo live alle 13:30. Sono le 13:30? No. Punto. In realtà, questa qua in realtà è tutte prove, ragazzi. Dicevo, per la terza volta, perché, ma in realtà ragazzi è perché a me piace fare i dialoghi con Utsushi. Mi piace fare i dialoghi con loro e quindi praticamente ogni volta... Dai, cazzo. E se no tolgo proprio il reframework, proprio all together. Ok, no, a posto. Niente, ragazzi, dovevo solo resettare il gioco un po' di volte, a quanto pare. E dicevo, non c'avevo un cazzo. Che c'è? Cioè, non aveva letteralmente senso. Allora, dicevamo. Shadow dialoghi. Un po' come in Wild Hearts. Ah sì, Dialogues Enjoyer. Siamo pronti. Mamma mia. Ah, c'è il vecchio narratore. Tocco di classe chiamare il vecchio narratore. Eccolo. Hype. Eccolo nella sua classica posa. Guardalo, guarda la cattiveria. Bellissimo. Ah, non è finita, c'è una cutscene nella cutscene, ok. Boy, sei sicuro di voler andare da solo? Non mi spoiler niente, ci sono le chicchette. Teo, grazie mille per il sub. Chiaramente non è arrivata la notifica.
Minchia, è bello il voice actor qua. Must be slain. Surely you will understand. Geralt. Farewell and stay safe. Geralt. Sono. Questo è un momento anime, proprio al 100%. Ma la mazzo ha attaccato in base, è illegale. Face reveal? Ovviamente, ovviamente è tipo sexy coreano, giapponese. Wow, ragazzi, questa sarà probabilmente una delle più belle cutscene mai fatte in Monster Hunter. Ai, ammazzo, ti appare da dietro. Che figa. Ok, non ci sono proiettili speciali, prende il lancio lontano. Vi giuro che avrei giurato di aver sentito il suono del pick up di Monster Hunter All Gen. Ebbene sì. Ah, quindi non era un flash, hanno cambiato il suono, per davvero? Hanno veramente cambiato il suono apposta. Ah, ok. Giustamente anch'io che parto subito col grid. Mazza, non prendo un cazzo sul corpo, mazzo. Gli hanno messo il punto debole solo in testa. Mamma mia, che bello, ragazzi. Bellissimo il modello. Posso parriarlo? È multi-hit, attenzione, ma io ho Levi Bogan, quindi non me ne frega un cazzo. Cazzo sta... Ah, giustamente. Cosa succede? Ok, questa è la mossa del trailer. Ok. Ah, ok, però non fa danni. E invece fa infiniti danni. Dove sono i miei HP? Non fa danno. I miei HP, due punti. Si sblocca? Ni, direi.
Ok. E questa qua va giocata con Guardia Perfetta 3, sta caccia allora. Non basta Guardia Perfetta 2. Tornados, ok. Classic Peter. Eccola, la nuke parte. Però il fatto è che stavolta la devo prendere per forza in testa. Ovviamente stasera faremo la 14 Weapon Challenge, quindi ovviamente poi vedremo con le varie armi come interrompere la nuke. Non posso meno fargli il parry della V-Bogan perché è doppio colpo. Ah, ci sono dei cannoni però. L'ho appena visto, sto appena adesso un cannone. Magari si può interrompere. Che cazzo succede? Cazzo. Ma che cazzo di show? Oh! Ah, non fa danno, che è solo estetica. Ok, lo staggeri però, se gli fa abbastanza danno. Buono. L'obiettivo della live di oggi è vedere tutti i contenuti del Q5. Ora non credo che riusciremo chiaramente. Se serve arrivare a livello investigazione 300, ovviamente non penso li potremo vedere tutti oggi. Però almeno per farmi un'idea. Infatti volevo fare Amazio, Risen Shagaru e un paio di questi. E poi chiaramente faremo la 14 Weapon Challenge su Amazio e Risen Shagaru. Dim della fase 2. Ok. Poi è ancora bello bianco come normale però. Tornados. Non sto capendo benissimo quello che sta succedendo, quindi mi terrò in questa posizione. Che cazzo sta facendo? Fulmini. Ui, Blade. Let's play Blade. Hanno preso anche roba che hanno dato quindi ai Bush e Narwa. Rage 2 della fase 2. Buono. Ok, prendi Blight però normalmente anche dal gatto del cane. Infatti ci sono dei cannoni, anche delle baliste, l'ho visto la minima passo. Che succede? What the fuck? Cos'è sta cosa? Non ho capito cosa è successo precisamente. Ottimizzato oltretutto alla grande, cioè che FPS è granitici anche con tutti questi effects. Sarebbe da provare su Switch poi. Che cazzo è sta roba? Mi curo nel dubbio. Usa il max insetto, ok. Mazza, sto perdendo la vita. Che cazzo è? Non ho capito benissimo che è successo. Questa non mi piace. Un'altra. Sì, questo poi sono giocato con Guard Up a 3. Anche quando giocherò lancia, che lancia fucile, mi devo ricordare di suo. Che cazzo è sta? Ma è totalmente pazzo. È impazzito. È uscito tutto impazzito, è uscito. Sono paralizzato. LOL, l'ho interrotto. Ok. Mostro è apparso. Che cazzo è? Utsushi? Ah, era la supernova, ok.
L'Apex Zinogre. Che cazzo dici? Ma che è una tarp... Oh, ho ripreso... È una tarp war. Hanno fatto la tarp war tra l'Apex Zinogre ed è partita la dimmi dello Zinogre. Porca puttana. Ah, ha vinto Amazzo però. Minchia, ma l'Apex Zinogre è incazzatissimo. Però non le puoi redare l'Apex Zinogre. Aspetta. What? Aspetta, cosa? Cosa? Loraido e Utsushi Loraida insieme? Cosa sto vedendo? E questo è il leggendario doppio Wyvern Ride? Ma che cazzo dite? Proviamo un po' le mosse dell'Apex Zinogre. Ma che cazzo dite, ragazzi? Non sono serio. Che cazzo è? Cos'è questa? È un po'... Ma che cazzo dite? L'Apex Zinogre a caso così? Addirittura. Ma che cazzo dite? L'Apex Zinogre. Il ride. Due persone per cavalcare l'Apex, esatto. Ma che cazzo dite? E poi la cosa più figa è che parte dalla dimmi della serie. Porca puttana, adesso ti sfascio. Questa è la Revenged per Portable Third, in realtà, ragazzi. Si chiude il circolo. Che lo Zinogre in Piedord, per chi non lo sapesse, arriva più giù dalle montagne perché un Amazzo gli rompe le balle. Questo poi si scopre alla fine della campagna, no? Quindi questo è proprio il circolo completo. Alla fine lo Zinogre torna per la... Ma poi Sushi Giga Shad, che lo va a prendere perché si è visto gli FX della cosa, della puzzola, là. Vai, grazie mille per il follow. Cos'è, è la gnocca? Che cazzo è sta cosa? Ma che cazzo è? Amazzo incazzatissimo, sempre più rosso. Di HP gliel'hanno comunque dati, ragazzi. Cioè, mo a prescindere da tutto, ovviamente è la prima fight, eccetera, eccetera. Però comunque un po' di vita ce l'ha, non è basso di HP. Cioè, immagino comunque che chi ci va a pari campagna probabilmente ce la fai, perché comunque i danni, raga, non so alti. E vi posso dire che non so alti perché io, ragazzi, sto set sto giocando Mail of Hellfire, che mi abbassa un fottio la difesa. Quindi sicuramente i danni non sono altissimi. Attacco qua è pericolosissimo. Ma se non c'hai uno scudo, come cazzo? Lo rifà? Ah, anche la stessa Dim. È vero, sì, c'è l'effetto sonoro di quando picca gli oggetti di Peter. No, comunque bestia, cioè, intendo dire, perché voi lo paragonate agli afflitti, ma voi non dovete paragonarlo agli afflitti, dovete paragonarlo ai mostri del rango 10, cioè ai mostri che puoi fightare a MR10, a quelli devi confrontare. Grazie, ok, a confronto degli afflitti non ce n'ha tanta. Se è vero, tutli. Ma anche se prendo tipo... No, questo? Sì, anche se prendo la fauna endemica. Vabbè, sì, giustamente. No, però i werebug no. Ed è andato giù, raga. Amazzo Magatsuchi. Balista. Ah, c'è il colpo fil di seta, vedi? Ah, allora si può interrompere. Ste baliste sono speciali. Però l'hanno già precaricate. Ah, vedi? Che ho mancato qualcosa. Beh, poi tanto stasera, quando andremo a fare la 14 Weapon Challenge, ce lo esploriamo di più. La volta successiva cambia? In che senso cambia? C'è l'arcobaleno come in Peter. Hanno messo anche la stessa dim di quando lo sconfiggi. È ucciso l'Amazzo e vendicato la città di Kagero.
ha rimesso la cosa. La parte dello zio Magra, quindi ci sono altri invasori, ok. Le armi fatte con i materiali di Amatsu sono dotate di una qualità speciale che potenzia gli attacchi fil di seta. Ok, io volevo andare a vedere l'armatura. Slot da 3 slot. Interessante. Schivata 5, uno slot da 4, uno slot da 3. Ah, yes! Dono dal cielo, questa è l'abilità nuova. Si attiva se non subisce danni per un po' quando combatti contro mostri grandi. L'effetto svanisce in caso di respinte o se ti allontani troppo. E riduci i danni una volta e il consumo di resistenza. Ok. Ricarica proiettili e recupera acutezza quando fai l'inversione scambiata. Questa è buona con redirection. Ok. Livello 2 riduce il tempo di attesa fino all'attivazione. Probabilmente sarà obbligatorio, vedremo. Al 3 annulla anche il consumo di resistenza e acutezza. Annulla il consumo di resistenza e acutezza? Annulla. Per tre livelli. Il pezzo questo qua dà due slot da 4 e dà pure bonus critico. Ok, questo c'ha forza latente, però comunque due slot da 4. Questo c'ha forza latente 4, vabbè, forza latente non è un grande che. Questo è perché anche in terza gen c'ha forza latente. E poi il Gambali c'ha bonus critico 2 e due slot da 4. Secondo me potrebbe darsi che in realtà sta cosa la giocheremo. Bisognerà sperimentarci un po'. Mi sembra molto, molto forte. Le armi. 360 d'attacco base, che è estremamente alto. 58 d'acqua, buonissimo. Affinità negativa, problema molto relativo in questo title update. Non ha slot e ha uno slot furia di livello 3. Perché immagino che saranno tutte così. In più c'ha Silk Bind Boost, oltretutto. Che a questo punto sono anche curioso di vedere se abbiamo la decorazione per Silk Bind Boost. Ah, sembrano forti le armi, eh. Potrebbe darsi, queste saranno sicuramente le best in slot per acqua per svariate categorie. A quanto vedo, a parte roba che veramente va super 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 hardcore d'acqua. Switchax che è? Potenza, ok. Ho visto la Gunlance sarà long 7. CB impatto. Ah, questa in Savage Axe si usa. Falcione livello 14, ok. Balestra. Pin normali, perfora... no, beh, così non si capisce nulla, perché c'è un'altra balestra equipata. Spara gli acqua, i tuono, i fuoco... No, gli acqua, i tuono, in fuoco rapido, sia normali che perf. Questa potrebbe essere best in slot. Per questi tipi di proiettili qua. Pin normali, pin perforanti. C'ha tanto attacco. E ciao, vabbè, buoni proiettili. Questo può essere che sono forti le Bogan. Bisogna provarla. Devo provarle e farci dei set sopra. E l'arco è perforante, l'hanno cambiato. Questo è raw acqua. L'arco non è eccezionale. A prima vista. Va bene. Wow. E beh, a sto punto andiamo a farci. Chi è che mi vuole parlare? Ottime notizie, beh, guardi là. Ok. Vogliono parlare tutti. Creare talismania. Sì, questo qua sono i talismani. Immagino che sarà. Già l'ho sbloccato? Sì. Fondi più talismani formano diverse unità di materiale fusione. Ok. Servono i materiali afflitti, però. Che è la sbatta più grossa. C'è un altro slot che è sangue denso drago risorto.
Vabbè, poi sarà da esplorare quella parte là. Per i gioielli, tanto quelli là che non posso, questo posso farlo già. Ok, scaglia la maguta, buono. E questo è? Disattiva le reazioni danni. Ah, questo qua è il gioiello, quello che ci hanno fatto vedere nel team. Mazza, è facilissimo da fare oltretutto. Gioiello Aqualux e osso mostro più. Vabbè, questo ce lo giocheremo in letteralmente tutti i set. È diventato, farà parte del nostro corpo tipo per sempre. Di questo oltretutto me ne servono due, di questi dei stigatori più. Gioielli Furia. Oh, eccolo qua. Colpo difensivo. Infligge danni contundenti a un attacco, a un mostro, quando blocchi un attacco con l'abilità scambio guardia senza ricevere troppe spinte. Ma è deflect. Questa va provata. Ma però mi richiedi materiali da mazzo. Beh, tanto che sti cazzi, tanto stasera faccio la porting weapon. Ma voglio tenere materiali da mazzo. Super carica, aumenta i danni con Kinsetto in cambio di un ulteriore consumo di resistenza. Questa sarà must have. Dipenderà quanto danno farà, ma la vedo molto molto positiva. Ira demoniaca. Quando colpisci i mostri in modalità demone, quindi doppia lame, il consumo di resistenza dovuto alla modalità demone viene annullato. Annullato. Beh, allora per le doppie lame non serve. No, però perché ho anche acutezza infinita. Mi sembra molto interessante comunque. Stordimento. Aumenta il potere di stordimento quando colpisci un mostro con un attacco caricato. Ma questo include l'arco? Ed è una decorazione di livello 1, oltretutto. È una rampage deco di livello 1. Ma include l'arco? Per il Gurio Armo adesso vedo. Sto esplorando adesso il title update. Solo martello. Dici? Ma ne siete assolutamente sicuri di questa cosa? Avete ragione, ragazzi. Sono un cretino, ragazzi. Non l'ho letto. Avete perfettamente ragione. Non ho gli occhi. Avete ragionissima. Crescita. Quando sei in missione, l'attacco e la difesa aumentano col passare del tempo. Questa è un'abilità di Frontier. Valori massimi raggiunti dopo 20 minuti. Mi sembra che anche in Frontier, oltretutto, era dopo 20 minuti. Gioiello insetto filo. Prolunga il tempo a disposizione per tenere un insetto filo di 30 secondi. Lo sapete che questo è molto più forte di quello che sembra? E potrebbe essere addirittura meglio di avere il 5% di danno in più su come decorazione? Super sottovalutata in realtà. Bisognerà valutare sulle abilità giuste, chiaramente. Ok, queste almeno le abbiamo comprate tutte. Voglio capire solo se quella... Cazzo, quella è solo lancia. Cioè, ragazzi, se c'era deflect sulle perrie di Bugan. Grazie mille per il sub, Sigel. Dicevo, volevo capire se... Se quello era deflect. Per farlo, farò così. E ci buttiamo dentro... Colpo difensivo era, no? Aspetta, che vuol dire 223? Che vuol dire questa cosa? Proviamolo anche con la guardia istantanea. Beh, ho sbagliato il timing. No, funziona solo con la guardia normale, non con la guardia istantanea. E infatti la descrizione...
La descrizione dice solo guardia, non guardia istantanea. Ragazzi, però sti cazzi, cioè... Cioè, se, di, bisognerà vedere che succede con le multi-hit. Perché se funziona come Frontier, è deflect comunque, se funziona come Frontier è spaventosamente forte. Esatto, challenge uccide, ma si potrà fare probabilmente. Ok, allora, andiamo a fare Risen Shagaru. Sì, sicuramente verrà, cioè sono quasi sicuro che verrà usata, cioè non, in quale universo non è forte un'abilità del genere? Fai melding nuovi, trovi robe assurde, Kanto ha trovato Frostcraft 3. Ah, cioè quindi ci sono anche robe nuove nei melding, ok. Eccolo qua, nella torre, ok, beh questo l'abbiamo visto anche. Buona fortuna. Vediamo. Sì, non mi intimidite così, però. Buona fortuna, che intendi? È a livello del Valstrax? Sì, sembrano assurdi sti cazzo di talismani, se è vero che sono così. Vediamo se ci si ha mosse da Frontier. Questa è già nuova. Subito la rage. Poi voglio vedere la sua armatura più che altro. Le armi chiaramente non, immagino non le avrà come tutti gli altri Risen. Aspetta. Chip damage? Mi è piaciuto questo chip damage. Questo chip damage mi ha tolto tutta la vita. Molto bene. Il chip damage, ragazzi. No, vabbè, ripeto, un melo level fire, quindi ci sta. Se vedo che fa troppo male, lo tolgo, tolgo melo level fire. Estremamente cheap, sì, infatti. Non ho mai visto un danno così cheap. Nel caso tolgo melo level fire, cioè non è un problema. Perché comunque melo level fire 3 toglie tanta difesa. Ok. Ma è leggermente alterata la team o sbaglio? Intendo la battle team, eh? Io ve l'avevo detto comunque, avrebbero preso alcune mosse dal GQ 140, da quello del GQ 140. Mo' sono curioso di vedere se vai in super rage, ma ti dura di meno il knockdown. Se va in super rage, se ha la rage di terzo livello, che secondo me, se ha una rage di terzo livello è quando va in Risen, no? E fa un tipo Frontier. E ve l'avevo detto che avrebbero preso robe dallo Shagaru 140. Perché noi, io avevo visto già che non ci avevano dato tutte le mosse dello Shagaru 140 di 4-1. Quindi questo Shagaru è già di base più completo anche senza la parte Risen. Ci sta. Torna rage. Castrato un punto veramente brutto. Ok. Minimal damage. Chip damage. Ma però queste le blocca abbastanza bene. Ma aspettavo che... Che cazzo è? Vedi questa qua l'hitbox l'hanno fissato, grazie signore. Adesso non prende più a cazzo di cane. Prima della patch 100% avrebbe preso proprio di brutto. Sembra che addirittura
spread è meglio contro Shigaru. Considerando la distanza a cui sto giocando. Ok, con cui sto giocando. Oh, entra in Risen State finalmente. Aspetta, ma che cazzo? Fa le esplosioni. Oh, ragazzi. Allora, questa non è proprio la stessa mossa di Frontier. Però anche in Frontier fa la colonna di luce. Lo fa su se stesso in Frontier, la colonna di luce, però. Qua invece la fa su di te. Avevo percepito che c'era qualcosa che non stava andando proprio nel verso giusto. L'esplosione c'ha molto più di lei. Questa cosa potrebbe fottere diversi counter e aiutarne altri. Tipo quello per tipo la Longsword è meglio in realtà. Ok, è legato. Oh cazzo, fa molte più esplosioni. Mi ha preso l'esplosione perché è enorme. Ok. Vabbè, Intrepidart. Mazza, con Intrepidart 70% di riduzione di danni. Divertente. Ok. Non l'ho potuto bloccare quell'attacco lì. Pericolosi. Sembra estremamente pericolosa come cosa. Ne fa 3 e non 2. Molto bene. Ok, l'ho spento. Mazzi miei. E come sarà il coso? La versione Hazard. Sarà il male assoluto. Poi dentro le andremo a fare, sì. Là. Perché questo è il primo Risen nella torre, ah. Ah, cioè, è tornato subito in Risen State, Sta cosa che mentre diventa Risen mi stava per fottere la prima volta, cazzo. Sta cosa che appena diventa Risen fa le colonne queste di luce. Se non lo sai, e provi come gli altri Risen tipo a prendere dell'opening, tipo letteralmente fotte. Però no, pensavo che gli avessero raggiunto le esplosioni casuali, invece a quanto pare no. Sono molto contento di questa cosa. Non divertente, le esplosioni casuali non sono divertenti, quindi... Non so che cazzo, ok. Mi ha pinnato, molto male. Relentless, come il Valstrax comunque. Questo sarà molto più difficile con le 14 armi. Perché già vedo alcune robe che devono fare power trade, che vanno un po' in struggle. Ma guarda quel cazzo di occhio rosso. Incazzatissimo questo Shigaru. Raggio. Ho un HP, molto bene. Questa è tipo una sottofase della fase 3. Perché è più aggressivo rispetto alla prima volta che è entrato in sta fase. Tutto su di lei? Ma poi da dove è arrivata quell'esplosione? Le colonne di luce di nuovo? Questa è un'altra ancora? Ah no, è sempre la stessa. Un sacco di nuovo. Un sacco di tracking.
Non l'ho visto arrivare quell'esplosione. Torna instant in Risen State, eh? Non perde proprio tempo. Ed è una sotto fase. Prima non la faceva da 4, prima la faceva da 3. Pensavo faceva più male. Okay. Ah, ma no, perché fa più male. È che avevo Intrepid Art. Ancora niente di schietti, eh. Sta reggendo. Ma tanto torna subito in Risen State, quindi. Già sto iniziando, già mi sto immaginando sta fight con lo spadone, ragazzi. Sarà divertentissima. Sarà proprio il divertimento fatta fight. Chip damage, chiaramente. Oh, sto ancora nel raggio. Stavo ancora nel raggio delle esplosioni, pericolosissimo Spike. Prossima volta guard up livello 3, 100%. Su questo è proprio una delle cose che su cui non sono proprio in dubbio. Era vero, è andato. Si è affezionato alla vita. No, è perché dalla seconda parte della fight in poi sono riuscito a colpirlo pochissime volte. La Commitment Blade. No, vabbè, ma per la Commitment Blade penso che qualche apertura ce lo prenda. Ah, cercherò magari la mantello subito. Senza Strong Arm, ok. Beh, non è ancora escluso che di nascosto non aggiungano un Black Dragon al prossimo title update, però. Mazza, e sto coso a livello 300... La versione arcitemprata di sto coso a livello 300 che cazzo sarà? Anzi, nell'investigazione speciale che sarà tipo una divinità. Comunque sì, la cosa è questa, eh. Senza... Bisogna... non può... È guard up qua e subito da mettere guard up a 3, 100%. E poi devo giocarmi... non senza Mail of Hellfire. Ma anche se fai leggermente meno danno, sti cazzi. Una sola Ris Gemma, sfortuna. Ok. Nel bonus update, bellissimo mazzo, bellissimo.
Vediamo un po' l'armatura. Armatura, forgia armatura, prudenza. Sì, ha prudenza l'armatura. Ok, già vedo le abilità nuove. Due slot livello 4, redirezione livello 2, provocazione livello 2. Ok. 3-1-1, artigiano 3, buono. Munizioni più livello 3. Ok, lotta 2. Ok, poi sete di sangue frenesia, questa è l'abilità nuova, che fa? Ottieni temporaneamente un insetto filo aggiuntivo quando debelli la frenesia. La durata si riduce drasticamente con l'arma infoderata. Aspetta. Ottieni temporaneamente un insetto filo aggiuntivo. Ma stacca con il wirebug? Stacca col 3 wirebug? Vabbè, quindi sicuramente la prima cosa che farò è comprare uno di questi pezzi e testare sta cosa. Stacca col terzo wirebug. Poi questo qua che sarà, beh, 4-2, punto debole, sete di sangue frenesia. Questo c'è fortissimo anche solo senza abilità nuove. 4-3-1, sete di sangue frenesia, lotta. Beh, allora facciamo questo che è il pezzo più forte in assoluto. Andiamo un attimo nell'area d'addestramento. Mettiamoci tre. Infatti non ho 3-4 wirebug, no? Il massimo è 3 wirebug. Ora io attivo. Attivo se ti risa. Quarto wirebug. Questa cosa è sfasciata. Vabbè, ovviamente a livello 1 dura solo 30 secondi, che è pochissimo. Però a livello 3... A livello 3 dura 90 secondi. E poi staccherà con l'abilità Rampage nuova. Sì, questa cosa mi sembra totalmente ridicola. Cioè, ci sono alcune armi che possono fare un abuso senza senso di 4 wirebug, che ad esempio spade scudo, doppie lame, spadone anche con strong arm, può fare strong arm stance carica, strong arm stance carica. Beh, longsword no in realtà, tranne se non andiamo full counter. Ha detto però Frostcraft stacca invece, sai, cioè, doppio mezzo sciogliabile, spada scudo è fortissima. Luchax può fare counter più volte. Prendete tutte le armi che vanno rapidamente a secco di... Ma è buono anche perché... Ora, perché vabbè, io ho detto 4 wirebug, ma in realtà questo qua è come avere comunque un modo consistent di averne 3. Cioè, è forte anche non solamente perché ti aggiunge il quarto, ma è forte anche perché è un modo consistent di averne 3. È fortissimo. È veramente ridicolo. Dei roll con i talismani nuovi. Oh, abbiamo finalmente un uso concreto per i buoni anomalia, oltretutto. Me le ero iniziate a mettere a vendere. Aspetta, questo è Furious 3. Furious 3 ventata 1. Resistenza a stordimento 3-3-1-1, attacco veleno 2. Danza delle bollicine 3. Aha, attacco drago 4. Istigatore 4, cotta infernale 1. Mm-hmm.
Ah sì, benedizione Kushala 2, 3, 2, 1. Beh, certo. Ah, beh, sì, certo, chiaramente. Cuor di drago 3, munizioni plus 1, 3, 3, 1. Beh, sì, è chiaro. Normale... Normale più. Atleta 5? Che? Atleta 5? Due slot livello 3? Critico elementare 3, attacco acqua 2? Cuor di drago 4? Aspetta, no, raga. Cuor di drago 4? No. Cuor di drago 4 schivato a 2? Ma che cazzo sto dicendo? È rarità 8. Ragazzi, è rarità 8. Ma che cazzo dici? Criosintesi, ah, cosa? Ok. C'è mantello ventoso. Eccoli. Sono arrivati nei talismani. Sì, vabbè, raga. Cioè, se è talentato l'update 3, sono deprecati, ma... Del 4 sono deprecati, ma di brutto. Ora è da capire quali sono... talismani ragionevolmente buoni da ottenere, perché qua è un fottuto casino. Attacco veleno provocazione 4. Cosa? Meno male che c'è un botto di materiali afflitti che non uso. Farò infiniti roll di questi talismani. Prendi tutto. Ma ragazzi, ma che cosa cazzo è sto power creep? Vabbè, i set, ma avevo già assunti di rifarli. Ah, vediamo quella cosa che vi dicevate prima per le cose, per pura armatura. Ah no, semplicemente ti dà la lista delle abilità possibili. C'è criosintesi nuova, ok. Ah, e c'è anche conversione drago di nuova. Ok, quindi adesso possiamo trovare anche criosintesi e conversione drago. Beh, me lo sospettavo. Sospettavo che potesse... Fai fusione curiosa ciclo. Aspetta, che vuol dire? Ah, la puoi scegliere? This is exciting. Oh my god. Oh, sì, allora. Allora si possono prendere le abilità forti. Oh, ragazzi, che bello. Bellissimo così. Il bene assoluto, cazzo. Vabbè, allora, sono sicuro che... Ma veramente? Posso scegliere anche tipo... Cioè, ci sarà, ci sta pure Quarti Drago, Benizione Kushala, Benizione Camilios. Non ci sono tutti, però. Non ci sono tutti, tipo, non so... Tipo mantello ventoso e polveroso non li vedo. Metallurgia S. Il resto della giornata no, perché alle 3 devo tornare a lavoro, quindi... Che cazzo stiamo dicendo? Sì, non ci sono tutti, quindi chiaramente immagino che... O mantello ventoso, eccetera, può essere solo un'abilità seconda. Però tipo Frostcraft non c'è. Quindi non puoi sceglierli tutti. Però vabbè, ragazzi, anche sti cazzi, onestamente. Wow. Thank you for your patronage. La cosa che dovrò capire è solamente
quali sono quelli ragionevoli che possono ottenere tutti. A quel punto poi ci faccio un video. Perché, perché non voglio come dire, perché devo capire quali sono quelli che possono ottenere tutti senza, cioè in modo ragionevole, ecco, senza dover fare robe strane. Missioni nuove sono state sbloccate. Ok, proprio nuove. Cosma, Gala e Malzeno. Kushala, Velkana. Teostra e Silimbazel. E basta. Okay. Magari quando le finì, quando si uccidono trovi anche un'altra. Curioso. Missione anomalia. Ancora niente. Quindi devo... devo alzare il livello anomalia. Beh, facciamoci un paio di anomalie allora. Materiali infetti, ecco qua. Obiettivo il Risen Camellios. Facciamo questa. Poi la proverò dopo. Aterius, grazie mille per il sub. Non è arrivata la notifica mezz'ora fa. Bello, bello il TU5. Fighissimo, mamma mia, fuori di testa, ragazzi, i buff che hanno fatto. Poi vi farò sapere di più dopo, perché ovviamente, raga, adesso dovrò grindare i livelli afflitti per forza, quindi... dovremmo aspettare un po'. Io devo vedere anche quali sono i materiali afflitti nuovi. Sarà un botto da giocare sul solo dell'update qua. Voi e te arriva a fare prima che porti tutti i mostri al massimo livello. A parte che avrei dovuto raccogliere i materiali afflitti, perché devo sbloccare le nuove missioni afflitte. Non so quanto danno pasta queste qua. Sto bloccando. Mica mi ricordavo.
Si è avvicinato il Camilios. E arriva dalla nebbia. Buono, se si raidano mi fa molto piacere. Per questa missione un kart, devo giocarlo ultra safe. Ok. Ok. It is simply delay the inevitable. Ok. Bonk, 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 bonk. Perhaps I can use this later. Ha postato il Risen Valstrax. Ok. Saranno da vedere tutti quanti i Super Risen. Cioè gli Hazard Risen nuovi. Almeno credo che l'abbiano fatti. Ce l'hanno fatto del Teo e degli altri. Perché non dovrebbero farlo anche per il... Questi altri due. Magari si sbloccano a livello anomalia più alto, come per il Teo, il Camilios e il Pusha. Che devi raggiungere un certo livello anomalia e poi li sblocchi. Form, lo so che vuoi farlo. Lo so che mi devo curare. Posso fino a quando mi arrassa. Però non entra di Risen Form. Ce la faccio? Devo, perché ho un kart. Basta bloccarlo una volta. Lo posso anche ubriacarmi di veleno. Il gioco pensa che sia perfettamente ok. Adesso mi rido in forma. No, cade. Vabbè. Sono scelte. Eccolo. Beh, era una questione di momenti. Uno. Due. Tre. Capo.
Vorrei trovare animalie subito a 9 che mi danno molti più punti. Facciamoci la comoda. Spero che facciano i Wyvern Ride loro. Sì. Sì, qui arriva al 300. Senza la missione giusta ci si mette un'eternità. Quindi devo trovare tipo Valstrax e Apex. Il Risen Valstrax e un Apex. O Risen Shagaru. Devo vedere se Risen Shagaru. Però il fatto è che Risen Shagaru è solo nella Citadel. Quindi è un po' scomodo. Quasi morto il Camillus. Oh, ottimo qua. Buono. C'ho ancora mezz'oretta, poi devo tornare al lavoro. Mi ha sbloccato anomalie nuove. Ok. Un paio. Devo raccogliere. Sol 223 diretto. Ok. Mi ha sbloccato un Teostra. Niente di che. Sì, me la devo rifare. Però anziché rifarla, andrò in una missione. In realtà potrei entrare anche in questa e raccolgo e basta. Raccolgo e basta perché voglio sbloccare solo le altre quest. Voglio sbloccare una quest a 9. Io voglio sbloccare la 9, sennò ci metto troppo tempo a salire di livello. Se avete seguito i miei percorsi afflitti, saprete che I'm an expert on that. Rilevanti ogni title update, oltretutto, quindi... Scoppierò su a caso. Indizi, facciamo veloce. L'ultra istinto dell'occhio ha visto tipo un'ombra rossa. Se la pigliano sempre che sono rare. Sono rondine, ce le vende scammandoci, ma... Meglio farsi scammare il meno possibile. Ha già affrontato Amazio e Shagaru. Yus. Dai, Shagaru è tosto. C'ha un sacco di vita. Più che altro è super. Non è vero nemmeno che c'ha tanta vita, che è ultra aggressivo. Quindi le opportunità per colpirlo non sono tantissime. Amazio, come mi aspettavo, non è fortissimo. Perché chiaramente Master Rank 10. Però l'encounter è proprio bello. Cioè, proprio l'hanno proprio organizzato bene l'encounter. Capito che te lo dice? Proprio come la storia, il voice acting.
Cioè, lo senti, ok? Capito che è una cosa che ci ha appeso nel mondo di gioco, non è una roba che succede tutti i giorni. Che non è facile da fare, come cosa. È una cosa molto importante. Sto dicendo male nel giro afflitto, stanno tutti giù. Infatti. Quasi sicuramente sono molto vicino, quasi a pulire tutto. Sono sicurissimo. E pure io sono molto curioso degli ex, anche perché in quelle missioni lì hanno cambiato. Sono tutti urgent quei mostri, cioè sono curioso proprio di affrontare la versione urgent di tutti i mostri. Bella tiria. Mancare pochissimo. Stai dicendo veramente male. Infatti. Cioè, in cima all'albero li ha messi. Sono due posti che non sono ancora andato. Là e le grotte, quindi. Ed è per questo che queste cose vanno fatte in quattro giocatori, come vi dicevo altre volte. In 4P questo processo dura un quarto, letteralmente, perché vi potete splittare in quattro e fate il curio subito. Invece di andare a controllare tutte quante le cose a mano, singolarmente, perché poi non è che ci sia altra scelta, eh. Ecco qua, tutti i curio trovati. Rientra, non abbandona. Vediamo un po' se abbiamo sbloccato qualche A9. Perché se è come quegli altri, gli A9 li posso già sbloccare oltre 200, soltanto che non sono nella versione più forte, chiaramente. Teostra, Rathalos e Aspetta, che vuol dire, raga? Nell'arena? Ma possono uscire le investigazioni nell'arena adesso? Ragazzi, questo cambia tutto. Questo cambia tutto, ragazzi. Le investigazioni nell'arena? Che cazzo state dicendo, ragazzi? Vuol dire... Allora no, devo rifarmi tutte le investigazioni da capo. Ora mi dovrò fare tutti i mostri nella torre. Ora mi devo fare tutti i mostri nella torre. Lo sapevo che sarebbe successo. Perché? Cazzo dite, ragazzi, è tipo infinitamente più efficiente farmarli nella torre. Parti già che sei cappato. Cioè, parti già che c'hai tutti gli HP, eccetera. Non devi cercarlo, non cambiano area. Ragazzi, ma che cazzo state dicendo? Ma veramente? E possiamo avere tutte le combinazioni dei mostri possibile. Quindi posso avere tipo Valstrax e un altro Apex lì comodo. No, ragazzi, no. Devo buttare tutte le investigazioni. No. Oh Gesù bambino, meno male che l'ho fatti quei video. Bless a quei video di farm che ho fatto, ragazzi. Ci farò un update. Oddio mio, ragazzi.
non è che hanno aggiunto 500 ore di gioco, hanno aggiunto altre 1200 miliardi di ore di gioco. Ci ho messo un'eternità per sbloccare tutte ste quest. Ma che cazzo dite? A Valar io per fortuna ho rilasciato una serie di video sul canale dei migliori modi per farmare la roba, eccetera. Zenith, per me, allora, il complaint principale che vedo dalla community è Niantic. Soltanto che la community non... Soltanto che la realtà è che sono arrabbiati con Niantic perché ha fatto un cambio un po' controverso a Pokémon Go, che però non è controverso, è controverso per la community, ma in realtà per chi segue la cosa da tanto tempo, Niantic ha sempre detto dal giorno 1 che ha aggiunto la feature dei Remote Pass, che l'avrebbero nerfata nell'oblio eterno quando sarebbe finita la pandemia. Quindi il cambio che hanno fatto adesso è inevitabile, cioè l'avevano già detto che l'avrebbero fatto, però ovviamente la community borbotta. Quindi per me Niantic semplicemente ha dato la tecnologia a Capcom per realizzare questa sorta di Monster Hunter Go e secondo me, ripeto, ha la potenzialità di essere o una pescionata totale o una figata atomica. È proprio secondo me una delle due, o A o B, o fa una pescionata oppure è veramente figo. Ma più che altro perché sai, tipo, immagino tipo, vendiamoci questo posto che è spawnato un Rathalos, allora trovi gli Hunter in vita reale, cioè è lo stesso effetto che c'era su Pogo nel 2016-2017. Prima, perché adesso in Italia non gioca quasi più nessuno. Però potrebbe essere... Niente, Arthur Hanks, praticamente in Pokémon Go c'è una feature che sono i raid. Di solito devi andare in un luogo preciso, di persona, proprio tu fisicamente devi andare lì, usare un pass, ok, che ti consente di affrontare il raid. I remote pass in Pokémon Go erano praticamente un tool che ti permetteva di accedere a qualsiasi raid del mondo, anche da casa tua. Loro l'hanno aggiunti perché durante la pandemia ovviamente il gioco sennò sarebbe morto, e ragazzi, semplicemente, e hanno detto, guardate che però questo non è mai stato l'intento di Niantic, va conto anche i nostri obiettivi aziendali, quando la pandemia sarà finita lo nerfiamo nell'oblio eterno. L'hanno fatto, ma la community nel frattempo si è abituata per 3 anni a usarli e si sono incazzati. La community si è incazzata, tutto qua. Sì, lo so, Zenith, però non è Monster Hunter. Harry Potter prende una community grossa, ma non è una community di gaming. E Pikmin è una community di nicchia. Per Monster Hunter è un po' diverso. E soprattutto Monster Hunter è il secondo gioco più giocato del Giappone. E secondo o terzo, perché insieme a Dragon Quest. Pokémon è il primo. Quindi il bacino di utenza in Giappone, che è quello più importante di tutti, è enorme. In realtà in Asia in generale. Però è enorme rispetto agli altri giochi, ok? Ma no, io penso che sarà come Monster Hunter Explore il gameplay. Tiria. Come molti stanno facendo notare, i materiali che raccogli sono ridotti nelle arene, però se stai facendo non li fa... Sì, allora, ovviamente non è che devi rimuovere, tipo, per esempio, una missione a 9 nella giungla, la terra è uguale. Però, tipo, ti prendi una mitite in una missione per tier per farmarti i mostri. Però poi, ragazzi, cioè, se devi fare solo il fight, te li fai nelle arene. Se devi farti solo i materiali afflitti e basta, e non ti serve da farmare altre quest, te li fai nelle arene. Che cazzo ti frega? Vabbè, la gente piange perché... Ma il fatto è che questo, è che Capcom che collabora con questi studi esterni, no, sono altri team, non è... Cioè, il team di World 2 fa solo World 2. Questi sono progetti side, anche per finanziare World 2, in realtà. La gente fallisce a capire spesso questa cosa. Comunque, raga, è incredibile. Wow. Se qua ce le facciamo in un secondo momento, chiaramente voglio prima arrivare al 200 e passa. Vabbè, io ragazzi direi che in realtà possiamo chiudere qui la live di oggi. Testa se il quarto barrel funziona con Wind Mantle. Funziona con Wind Mantle per forza, Zenut. No, non ho tempo, Teo, perché alle 4... perché devo tornare in ufficio, quindi devo andare. Luralg, grazie mille per il follow. Io spero che il prossimo Monster Hunter avrà i Palamute. È la soluzione alle mappe aperte.
senza dover aggiungere 160.000 campi base o altre gimmick strane. L'ho cancellata, Teo. L'ho cancellata. Io l'ho cancellata. Eh no, ma non ho tempo, Teo. Devo letteralmente scappare perché non devo tornare a lavoro. Io ho fatto sta live in più. Mi sono preso 10-15 minuti in più di pausa pranzo perché volevo farvi la live che ieri notte non ce l'ho fatta. Mi è suonata la sveglia, non l'ho sentita, mi sono svegliato alle 5 e mezza di mattina. Ed erano le 5 e mezza del mattino, quindi insomma, è troppo tardi. Ero andato a dormire super presto, perché ho detto ok, vado a dormire presto, così almeno poi c'ho la possibilità di streamare la notte col cazzo. Il mio corpo ha detto Spike, già stai male. Ha detto guarda, basta così. No, mi sono svegliato e ho fatto porca puttana. Io considerate che non dormo mai col PC acceso. Ed ero talmente stanco che anche se c'avevo tipo sveglie, tutte le luci accese, eccetera, ho comunque dormito fino alle 5 e mezza. Era un po' strano. Sì, ma ho rosicato tantissimo, ho detto ma porca. E poi ovviamente non accendere social media, non guardare il computer, spegni tutto, rimani blind, porca puttana. Però per fortuna ce l'ho fatta. Infatti sono contento perché onestamente... Io spero che vi siete divertiti anche voi, ma io credo che Amatsu dovete avere l'esperienza in prima persona. Cioè io credo che tutti quelli che si sono spoilerati la fight in anticipo hanno perso una grande occasione. Cioè tutti i wow moment ad Amatsu che te porta sopra, che te fa quegli attacchi speciali, Utsushi che arriva con lo Zinogre a caso e lo redate in due, l'Apex Zinogre, io che ho detto vabbè ma non puoi redarlo e poi invece diventa redabile, ma che cazzo? Il suono della ricompensa Cioè, se l'hai già visto in video, non lo apprezzi allo stesso modo. Comunque, stasera, Amatsu contro tutte e 14 le armi, ragazzi. Ho già fatto il calendar. Inizieremo alle 8, perché mi aspetto che durerà parecchio la sezione, però facciamo tutte e 14 le armi. Per il title update 5, ovviamente sia per Risen Shagaru che per Amatsu, useremo i set title update 4, quindi come abbiamo fatto per le volte precedenti. E faremo oggi Amatsu, domani Risen Shagaru. Se durerà troppo Risen Shagaru lo dividerò in due, quindi farò un giorno e un giorno. Quindi farò tipo... domani che è venerdì? Sì, no vabbè allora forse domani ce la faccio. Cioè il fatto che è venerdì al massimo tiro lunga faccio fino a luna di notte. E va bene così. Non ho visto ancora tutto l'Amatsu perché l'ho ucciso troppo in fretta. Vabbè questo io spero che come dicevo anche nella live precedente... durante la reaction del title update io spero che Amatsu riceverà un urgent Amatsu. Prendiamoci DLC. Eccoli qua. Io ci avevo memato sulla cosa dei bit di Monster Hunter lo fai qualche settimana fa. E Capcom subito, prendi nota. Perfetto. Sì, ma tanto Tomoka, adesso la Ders risale a 1080, non ti preoccupare. Capcom mi segue, evidentemente sì. Adesso lo faccio veramente, faccio un video... E faccio Monster Hunter Beats to Relax and Study Too. Lo faccio per davvero. Va bene ragazzi, vi ringrazio a tutti e 160 voi che siete rimasti. Non so quanto è stato il picco di utenza. Scusate ancora appunto, abbiamo un po' di problemi. Infatti sto appena vedendo Rikit, Luralg, non mi ricordo se vi ho detto grazie. Grazie anche a tutti i nuovi sub. Purtroppo le notifiche non stanno sempre arrivando come potete vedere e mi dispiace quando succede così, però almeno ve le posso dire a mano quando le vedo da qua. Grazie mille a tutti quanti ragazzi, noi ci vediamo stasera con Amatsu contro tutte e 14 le armi. Bella.